Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi ci tenevo particolarmente a registrare questo video, che è un video principalmente dei prodotti terminati, per salutarvi, farvi gli auguri di una quanto meglio fine dell'anno e soprattutto di un ottimo inizio. Per la serie vedevo proprio questo video azzeccatissimo perché mai come questa volta. No, buttiamo via il vecchio per far spazio al 2021, che spero sia completamente diverso. Ragazze e ragazzi, cosa vi devo dire? Io auguro sempre a prescindere il meglio e quest'anno tutto quello che ci lasciamo dietro, tutti i morti, tutta la sofferenza, è dura. È dura, quindi da noi si usava che spesso si buttava il vecchio, addirittura anche le lavatrici, i frigoriferi dai balconi, e la mattina del primo passavano gli spazzini a ritirare il tutto, gli operatori ecologici a ritirare il tutto. E questo 2020 è stato un po' ingombrante, un po' dura da smaltire, però tanto è dipeso anche da noi e tanto ne potremo fare. Quindi ecco, iniziamo il 2021 con i migliori propositi. Detto questo, non vi voglio tediare ulteriormente, la situazione è già pesante di per sé. Questo sarà il primo anno che io non farò il cenone dai miei suoceri, quindi che non spareremo i botti, che non festeggeremo alla grande, perché non ci è parso proprio il caso. Quindi faremo un cenone semplice, essenziale, a casa dei miei genitori. Perché proprio rinunciare alla famiglia in questi periodi così terribili? Anche no, io ci tengo tantissimo, sono legatissime, quindi così. E niente, andiamo velocemente a cominciare. Non so se riuscirò a mettervi tutto in questo video, ma se proprio non ci riesco, tranquillo, perché poi farò la seconda parte e la pubblicherò domani. Come ecco, nuovo inizio. Allora, butto via questo profumatore d'ambiente che è terminato, questo è Lidl, che costa intorno ai 2 euro. Spettacolare, adesso non profuma più perché veramente l'ho tenuto fino agli sgoccioli. Ne dovrei avere qualcun altro in scorta. Io quando ne trovo ne compro anche 10 perché mi piacciono tantissimo. Ecco, proprio auspicio lo smalto rosso e la nocca rossa sul cerchietto. C'è proprio come a voler pensare positivo nonostante tutto. E purtroppo è terminata. Se sono 75 ml, è un profumo che mi piace tantissimo, ma è andata. E quindi ciaone. Poi butto via questo matitone della Kiko, che è il numero 05. Io questi li compro e li ricompro quando la Kiko mette i saldi e lo adoro. Ecco qua già un altro e ne ho altri due in scorta. E praticamente questo pencil lip gloss dovrebbe farli ancora perché li ho comprati quest'estate. E lo adoro. E questo qua tutto brillantinato, vi faccio vedere la tinta, lo compro e lo ricompro. Questo è l'unico matitone che io ricompro perché ad esempio a me piacevano anche quelli della Essence, però sinceramente si consumano subito, sono poco pratici da portare in giro, quindi non li via nella busta che ho qua vicino a me della spazzatura. Sto giro mi sono attrezzata e butto via. Niente, pulizia, pulizia, pulizia. Butto via questo lippino di Neve Cosmetics, ce n'è ancora, ma puzza a morire proprio di rancido. E quindi, sinceramente, io mi ero comprata tutto il set dando fiducia a Neve Cosmetics, perché a me tante cose di Neve Cosmetics piacciono davvero tanto, ma questi proprio, ragazzi, li ho trovati pessimi. Non idrata niente, non dura niente sulle labbra, pessimo. Per quello che ho potuto l'ho utilizzato, ma tra tanti bei burri labbra che ho, non mi andava mai di prendere questo, quindi alla fine l'ho fatto andare a male. Ciao ciao! E via, mi pulisco, se no va a finire che mi sporco. E odio sporcarmi così da scema. Già mi sbavo normalmente quando mangio. Fammi la mamma, come mangi? E vabbè, perché mangio rilassata, mangio, mi piace mangiare. E quindi stasera cenone. Devo buttare via purtroppo questo Lanolips e mi piange il cuore, che è una
È una sorta di tinta balsamo colorata con un SPF 30. Me l'aveva regalata mia zia Rory, però praticamente vedete quanto è bella? Mi era finita in fondo a un cestino. Quando l'ho ripescata, poi me la sono andata a rimettere, ma puzzava di rancido e soprattutto mi bruciava. È andata proprio a male. Nonostante sia bella, ma addio, è stato un piacere, zia Rorro, mi dispiace, ma le sviste capitano anche a me. È arrivata al suo termine questa matitina di puro bio, ce n'è proprio poco poco poco, però devo essere sincera, non la utilizzo più perché la voglio conservare come prova, nel senso che per me questa matita è la matita burro perfetta per l'interno occhio. Io utilizzo sempre matite per l'interno occhio. E le alterno burro colorate in base a se voglio dare un po' di colore all'occhio, al trucco che mi faccio. Quella che utilizzo di più è la burro, però mi piace tantissimo alternarle in base a che colori con cui sono vestita. Però diciamo, questa io la tenevo da un anno. È andata ampiamente a male. L'ho messa stamattina anche, però mi dava un pochettino fastidio ed l'ho capito, non è il caso. Per cui questa la conservo come prova. La 02 Casual matita occhi eye pencil della Puro Bio. Ragazzi, io sto in stop acquisti, poi vi spiegherò con calma il mio progetto per l'anno a venire, ma comunque non fate come me, cioè io nonostante ho trovato la matita burro occhi perfetta che costa 4,50 € completamente bio, scrive, persiste, non mi crea problemi con la lacrimazione, è davvero ottima, cosa faccio? Voglio provare sempre tante cose, quindi ho comprato altre matite burro, per cui ho deciso di stopparmi e di aspettare di terminare anche le altre matite burro, perché sinceramente se vado a ricomprare questa, dopo va a finire che utilizzo sempre lei e non riesco. Ne ho una di Neve Cosmetics completamente in tonza e un'altra di Estée Lauder che pure ho comprato scontatissima e quindi sinceramente preferisco, tenendo presente che questa mi è durata un anno, eh. Ora io non so le altre, la persistenza, quanto dureranno, se le dovrò ripassare, come funzionano. Però lei, a mio avviso, è la matita occhi perfetta. Io me la conservo gelosamente in un cassettino sul mio vanity table perché sinceramente la voglio tenere come ricordo e come prova. Quindi quando la dovrò ricomprare, ricomprerò lei e stop! Senza fare 10.000 scorte di matite burro perché mi sono resa conto che dura tanto. Cioè, per la serie. Predico bene e razzolo male. Va bene, andiamo avanti, non ci perdiamo d'animo. Devo purtroppo buttar via, però in realtà conserverò per il nome e per vedere se riesco a trovare qualcosa di simile. Questo rossetto liquido della Smashbox, che ragazzi, è un rossetto liquido fenomenale. Questa è una mini taglia che mi è uscita da un kit. Io prima di tutto voglio vedere, si chiama Rust Fond. Prima di tutto si è a parte finito, ma poi quella parte che era si è seccata, quindi è un disastro, però a me piace tantissimo il colore e anche quello che ho indosso ora, per cui vedrò di cercarne uno simile o se no vado ho intenzione di andare proprio sul sito di Douglas di Smashbox e vedere se lo fanno anche in taglia normale perché mi piace tantissimo e mi è piaciuto soprattutto adesso perché con i colori che non ho comprato, ma mi hanno regalato di Charlotte Tilbury, sta un amore. Quindi con tutti gli ombretti si abbina alla perfezione, è un colore meraviglioso che a me è sempre piaciuto, tant'è vero che l'ho terminata, ne è rimasta proprio un fondo e me lo voglio tenere caro per, ripeto, trovare, magari portare in giro e trovare qualcosa di simile, perché davvero, davvero oggi i miei capelli sono proprio non gonfi, non impazziti di più. Veramente mi è piaciuto tanto e soprattutto è un colore che io adesso ricerco al momento, così vado anche per momenti. Poi, terminato questo sapone e crema rigenerante, ormai vanno via come non ci fosse un domani, con antibatterico 100% made in Italy, spuma di champagne à beauté.
Ragazze, questo è il mio preferito per il profumo, perché è made in Italy, perché c'è l'antibatterico. Io quando lo trovo in offerta d'acqua e sapone a 99 centesimi ne faccio scorta, anche perché costa 1,90 euro, insomma quasi 2 euro, per cui quando lo trovo a metà prezzo ne faccio scorta e ne ho ancora tanti nelle scorte, quindi va bene così. Ovviamente lo alterno con saponi come questo che anche mi piace molto. Questo è il Neutromed pH 5.5. Questo non ha l'antibatterico, per esempio, quindi a me piace alternarli. Questo è quello lì con acqua di cocco, estratto di cocco, che io sono 300 ml, che io trovo sempre a 99 centesimi. Quando li trovi in offerta, poi faccio scorte. Dipende da quale trovo, da quale mi piace. Ottimo, delicato, non secca le mani. Questo è nutriente fresco, sì, nutriente per quanto lo può essere un sapone mani, fresco, piacevole, ha un profumo molto fresco, piacevole e via. Terminato, perché ultimamente sto andando di smalto, il levasmalto della Sien, sono una certezza, costano poco, non arrivano all'euro, sono ottimi, 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 io lo adoro. In più mi piace tantissimo questo che voi pushate, esce l'acetone, mi piace tantissimo. Devo andarne a fare scorta perché li ho completamente terminati. A volte capita anche a me per la serie, mi sono prefissa questo obiettivo di terminare e non ci stanno santi. Adesso devo un pochettino, vi ripeto, dar fondo alle scorte perché non si può. Questi io li trovo al supermercato Il Sole 365 sotto casa mia della marca Ego Selex e sono i Dema K. I maxi dischetti levatrucco, 50 dischetti double face di cotone semplici, 1 euro verranno, sì e no, ottimi, 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 mi sono piaciuti tantissimo. Sien, ritorniamo da Sien, una crema piedi al mentolo, questa a mio avviso è la migliore crema piedi in gel fresco che abbia mai provato. È idratante, è rinfrescante, voi continuate ad avere l'effetto fresco, è davvero, davvero ottima. L'unica cosa appiccica un po' tanto è questo gelino, come vedete io l'ho proprio fino all'ultimo. È piacevole anche d'inverno perché se voi camminate tanto e capita una giornata che avete i piedi stanchi, accaldati e avete voglia di qualcosa di rinfrescante, lei è perfetta, ottima, ottima, ottima. Ne ho qualcun'altra scorta e quando le trovo le ricomprerò sempre perché davvero per 2 euro voi avete l'effetto cool, cosa che in farmacia, cioè dovete spendere almeno 10 euro per avere questo effetto cool così. Ripeto, io a volte la stendo anche sulle gambe, ma è un po' troppo azzeccosa, però è piacevole, quindi io la compro e la ricomprerò sempre. Poi, terminato a fatichissima questo monoio olio di Tahiti, olio secco multiuso, viso, corpo e capelli, no, io inzevava tantissimo, io l'ho utilizzato solo sul corpo, 100 ml sui 10 euro della marca Phytorelax. Devo essere sincera, se come me non amate gli oli, questo non lo amate. Ha un ottimo profumo, prometteva bene, soltanto che unge, per il viso è troppo grasso, per i capelli vi fa l'effetto sporco e per il corpo sì, ma dovete avere un corpo tanto tanto secco. Io ce l'ho, ma sinceramente ho faticato, forse a un paio di 6 mesi, io ci ho messo più di un anno a terminarlo, quindi secondo me era pure andato, quindi sinceramente non lo ricompro e ripeto, se amate gli oli ha un'ottima profumazione e un ottimo olio, ma se come me li odiate, siete pigre, non amate inzevamenti a mo' di panzerotto fritto, no, proprio no, 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 no. Terminate le mie salviettine struccanti all'acqua di rose, queste sono le mie preferite in assoluto della Neutro Robets. Io le compro in offerta 1,99 euro da acqua e sapone, ne faccio scorta. Alla prossima scorta ne compro sempre qualcun'altra, non rimango mai senza. Ottime, 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 ve le consiglio. Ormai io mi strucco raramente con le salviettine, però quando utilizzo le salviettine utilizzo sempre loro, sempre. Poi un profumo, un deodorante, Pino Silvestre, ve lo mostro andando, completamente andato a male, dimenticato in un caffetto, pagato forse 1 euro, ma via, sciò.
Poi leva smalto della Lotti London terminato, questa era quella immersione completamente distrutto. Ragazze, io non li amo questa immersione. Vedete, metterci il dito, tenerlo 3 ore, non sono pratici. Sì, magari uno da averlo, da provarlo per sfizio, da tenere, ma ne ho ancora 3 o 4 in scorta, non vedo l'ora di terminarli perché li detesto. All'inizio mi tornavano utili e comodi, ma adesso neanche più di tanto. Terminato questo campioncino di olio crema viso pelle nutrita e compatta di Bottega Verde all'olivo, tenuta Massaini, no. Allora, per il viso mi ingrassava tanto, io l'ho utilizzato per i piedi, ottimo! Idratante e tutto, quindi dovessi, erano 20 ml, dovessi trovarla. Ah! È andato? Dovessi trovarla, chiedo scusa, dovessi trovarla a buon prezzo. La ricomprerei, ce l'abbiamo fatta, ma vi ripeto, ingrassa tanto al viso, la userei soltanto per i piedi. I piedi, avevo dei piedi profumati, vellutati, morbidi, ma belli, 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 vi assicuro che spettacolari. Erano secchi perché a me d'inverno, d'estate, sono sempre super secchi, in più io non ho una buona circolazione, però questa spettacolare, ripeto, dovessi trovarla una bella offerta, me la sono segnata che la prenderei per i piedi. A volte non è detto, però provando e riprovando, change, scambiando, vedendo, facendo, si scoprono belle combinazioni che non necessariamente devono essere quelle standard per cui è nato un prodotto. Però vi assicuro che per il viso mi lucidava tantissimo, mi rimaneva tutta in superficie perché era bella pesante, nutriente come crema, ma per i piedi spettacolare. Andiamo avanti. Chiedo scusa per l'interruzione, mi ha bussato mio marito che mi voleva prendere in giro, che diceva: "Guarda, mentre facevi il video ho finito anche questo, in realtà c'è proprio un ciccinin all'interno, lo termineremo e poi lo butterò direttamente." Questo mi fa piacere parlarvene perché io l'avevo da un po' nelle scorte, è un sapone biologico col certificato ICEA, 300 ml della Omia Laboratoire, quello lì, non, il classico sapore non sapone, c'è stata tutta una dissertazione su questo prodotto, alla fine è comunque un sapone lavante, quindi che leva via lo sporco. Mani viso? No, il viso secca tantissimo, mi tira, mi dà fastidio. Mani, sì, abbastanza delicato, 0% senza parabeni, SLS, coloranti sintetici, glicone propilenico. Non lo ricomprerò perché a mio avviso, per essere un sapone, costa tanto. Io ripeto, compro quelli che vi ho mostrato precedentemente, che adoro, a 99 centesimi. Questo stiamo su 2-3 euro, sinceramente. Sempre per la stessa, più o meno, sì, 300 ml, non ne vale la pena. Non è particolarmente delicato e poi comunque io preferisco qualcosa di più strong per le mani in questo periodo. E chiudiamola qua. Poi ho terminato questo che l'avevo dall'estate. Io lo ricompro ogni estate. Un'estate ho provato a chiuderlo e a riprenderlo l'estate dopo, ma non si era mantenuto. Ha un PAO infatti di 6 mesi e sto parlando del Doposole crema reidratante lenitiva viso, collo e décolleté della Elan. Questo doposole è una cosa spettacolare. Oltre a fissare, prolungare e veramente l'abbronzatura, ha un effetto, come sta scritto anche qui, cool. La Elan sappiamo che è un laboratorio che si trova comunque in Italia, non mi ricordo dove, se non mi sbaglio a Genova, ma non vorrei sbagliare, non ne sono sicura. Sì, Genova, Made in Italy. Non testato su animali, che sappiamo è tutto relativo nella vita. A me piace tantissimo, fa davvero effetto cool. Tanto è vero che io questa non l'ho terminata sul viso perché davvero fa un effetto rinfrescante. E in inverno era un effetto che non gradivo particolarmente. L'ho terminata sui piedi. Cosa molto piacevole perché io me la mettevo, mi mettevo il calzino, mi vestivo tutto e poi avevo questo leggero effetto fresco che era piacevole, devo essere sincera. Quindi l'ho terminata perché, ripeto, a me non piacciono gli sprechi, ha un PAO di 6 mesi, da un anno a un altro non dura, l'ho trovata ottima, ottima.
In realtà sto vedendo, sono 50 ml, il 6 non era testato contro i 6 metalli pesanti, no, era a un paio di 12 mesi, però in realtà a me da un anno a un altro non dura, o meglio, non si rovina, però non mi fa più l'effetto fresco. Quindi l'ho terminata e amen. Santa e benedetta, mi ci sono trovata bene in estate, me ci sono trovata bene adesso. Io questa qua, devo essere sincera, l'ho comprata tardi. Perché in genere io tendo a finire le creme, soprattutto per i 3 mesi estivi, effetto fresco, io a volte la utilizzo anche come crema idratante. Però questa qui l'ho comprata tardi perché non la trovavo. Poi all'improvviso una di voi, che ringrazierò sempre, mi disse: ma guarda che sta su Amazon con la spedizione Prime, l'hanno messa, e io la comprai subito a occhi chiusi, proprio perché è uno di quei must have che vi consiglio di acquistare a occhi chiusi. Io la comprai, mi pare, sui 12 euro, la pagai, non costa nemmeno tanto, sinceramente. Vi ho fatto tremare, chiedo scusa. Ottima, ottima, ottima. E ho intenzione di ricomprarla anche per quest'estate. È una di quelle creme che io compro, ricompro, è un must have che non deve mai mancare da me. Un'altra crema ottima che ho consumato fino all'osso, mamma come sono sporche, sono una zozzosa e non lo sapevo, è questa crema balsamo, ricordatevi questa marca per i piedi, è ottima, Algasanna, sono 100 ml, una crema balsamica. Ha un buon profumo, ma veramente alpino, fresco aroma di pino mugo, buono, ma soprattutto dà quell'effetto fresco ed è molto molto idratante, buonissima. Io questa l'ho trovata da Acquestapone, ma non la trovo sempre. Come la ritrovo, ho intenzione di riprenderla, perché io le creme per i piedi le consumo come non ci fosse un domani. Questo mese, ma forse a parte i rimasugli di crema che ho fatto fuori, ma poi ne ho fatti fuori, come avete visto, almeno due. Cioè, massaggio, diciamo così, mi coccolo. Terminata quest'acqua micellare della Garnier, questa era quella con latte idratante. Ragazze, sì, 4 euro, 400 ml, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Che devo dire, a me non è piaciuta. Personalmente non la consiglio, meglio, la consiglio in base alle vostre esigenze. Cioè, non è né zuppa né pan bagnato. È una via di mezzo che a me personalmente non piace. Poi magari a chi piacciono gli incontri strani. A me la mattina piace utilizzare come primo step della detersione l'acqua micellare. Quando fa caldo d'estate, io mi strucco anche con l'acqua micellare perché fresca, riprende, rinvigorisce, risveglia la pelle. Ma d'inverno io mi strucco con il latte detergente. Sono all'antica. Questo prodotto non era niente, cioè non era né l'acqua micellare fresca che vi sveglia la mattina, né un latte detergente. Perché era un latte detergente fatto tipo acquiccia, sembrava quasi acqua sporca, non mi è piaciuto e non lo ricomprerò assolutamente, oltre a non avere nemmeno un gradevole profumo, sapete di quelle cose proprio di chimico, no, non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, io l'avevo vista nel canale di Sara Cosmesi che se per caso mi sta guardando saluto, ma non fa proprio per me, cioè non. Sì, l'ho trovata delicata, ma anche l'acqua micellare classica è delicatissima, quindi assolutamente no, bocciatissima, non ve la consiglio. Poi, finalmente, ho terminato questa maschera. Questa maschera me l'aveva regalata la mia zia, si è indurita, è completamente vuota. La mia zia con tanto amore, sono 125 ml di maschera, ci ha messo una vita a terminarla. In genere io queste maschere purificanti le faccio fuori niente perché le utilizzo una volta a settimana. Ma lei non sono riuscita, nel senso che la dovevo utilizzare una volta ogni 15 giorni perché per me era pesante. Anche questa io l'ho desiderata tanto perché me l'ha regalata lei durante il lockdown. Ciao zia Rorro, un bacio. Ma ne avevo sentito parlare come di una crema completa, cioè purificante ma allo stesso tempo idratante. No, assolutamente no. Questa
Questa maschera vi purifica anche l'anima. Ne dovete mettere tanta perché se ne stendete poco, subito si asciuga e vi tira l'impossibile. Quindi io ne metto tanta, i canonici 10 minuti, non di più, e va risciacquata perché altrimenti vi porta via, vi ripeto, secca tantissimo. Un po' di 12 mesi, non l'ho utilizzata per 12 mesi, molto di meno. Pensate che me l'ha data questo inverno durante il lockdown, non ha fatto nemmeno un anno, ma è stata dura, cioè è completamente bio dell'Ottore Organica, che in genere è una buona marca, io mi trovo molto bene con questa marca, ma questa è troppo aggressiva per il mio tipo di pelle. Ovviamente se avete una pelle tanto da purificare, la potete provare, si trova su Amazon a prezzi medio-bassi, però ragazzi, io vi esorto a fare attenzione alle maschere purificanti, perché anche chi c'ha tanto da purificare, no? Io dico, ma se andate a levare l'idratazione fate peggio, cioè io dopo questo avevo necessariamente esigenza di una maschera che mi andasse proprio a ripristinare il film idrolipidico della pelle. Zia Rorro mi ha fatto tantissimo piacere provarla, aveva un profumo meraviglioso di rose, ho tenuto duro, cioè forse se ne è rimasto un poco dentro si è proprio solidificato, perché proprio la maschera era così che si andava a solidificare talmente tanto che sembrava cemento. E meno ne mettavate, più diventava dura, mettendone di più si manteneva bagnata per più tempo, quindi potevate. Un disastro, non sapevo quanto metterla, come fare, come organizzarmi. Poi la dovevo bagnare prima di asportarla perché sennò non se ne veniva, era cemento. Va bene così, va bene così. Poi questa crema idratante. Questa crema idratante della Florena, io l'ho presa in super offerta da Idea Bellezza. Ed è una crema giorno antirughe naturale ai fermenti, fermentata. Allora, ragazze, è stato amore e odio con questa crema perché, nonostante vedete il vasetto piccolo, qua dice 50 ml e noi ci dobbiamo fidare, sono 50 ml, ma è una buona crema idratante, idrata a fondo, idrata bene. Io l'ho testata anche su altre zone secche del corpo. È una buona crema idratante, ma io non la ricompro perché l'ho trovata a tratti. Cioè, c'erano dei giorni in cui mi risultava pesante. Dei giorni no, e dei giorni sì, dipende dalla giornata, dalla temperatura, dalla mia pelle. E in più non mi piace il profumo. Sì, lo so, sono superficiale, ma per me la skincare è una coccola e il 60% di un prodotto lo fa il profumo. Non mi trovavo proprio con questo profumo. L'ho utilizzata, sono stata brava, l'ho testata fino in fondo. Vi ripeto, l'ho provata anche sui piedi, sulle gambe quando erano più secche. È un'ottima crema, idrata a fondo. Però dovete capire le vostre esigenze, dovete capire se va bene per voi e soprattutto se potete tollerare questo odore, che è un odore particolare. Io personalmente non la ricomprerò, ma ripeto, in primis per l'odore, perché poi come crema idratante funziona, però in primis per l'odore. Per me l'odore è troppo importante. Terminata questa maschera della Lidl, al carbone, questa nera di questa edizione limitata qui, buona, se le trovo le riprendo. 1,99 € di maschere, non mi soffermo più di tanto, come anche questa qui. Ne ho tantissime in scorta, queste con la faccia da panda. E buona, 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 buona. E quando le trovo, magari che le cacciano, che so che ne tenevano qualcuna da parte e l'hanno tirata fuori, come le trovo le prendo, tutte quelle che trovo. Queste invece sono delle maschere che io ciclicamente ricompro su Amazon della Nature Republic e mi piacciono tantissimo, sono tutte varie, sono tutte ottime, sono tutte straimbevute e sono le uniche che io compro a pacchetti su Amazon. Avrò comprato due, forse tre volte. Ma costa il pacchetto di 12 maschere 15 euro, ottime! Quindi alla fine io vado che voglio cambiare magari pacchetto, formato, tipo per provarne altre, ma ricompro sempre loro, ottime. E questa qui, ah, questa è sempre della Nature Republic, però questa, quella era al pomodoro, questa è al cetriolo.
molto dissetante, molto rinfrescante, molto calmante. Io le adoro e quindi mi piacciono tutte, non ce n'è una che non mi è piaciuta di questa tipologia. E in più, quello che ho notato, sono diverse tra di loro, cioè le maschere, alcune sono imbevute di siero, altre di crema. Io noto la differenza fra le consistenze, quindi vedo davvero maschere diverse. Mi sono piaciute tanto e ve le ho sempre consigliate. Poi, maschera occhi relax della Shaga, non si può, ragazze, no, no. Io odio le maschere che devo tenere gli occhi chiusi, come anche quelle labbra e la bocca chiusa, mi fanno impazzire. L'ho comprata per sbaglio, non la ricomprerò mai più. Sien, 1 euro e qualcosa, 70 maxi dischetti. Io ne utilizzo a go go i dischetti di cotone. Questi erano, e utilizzo solo quelli maxi, cioè quelli grandi. Questi della Sien, quando vado li compro lì, quando vado da un'altra parte li compro da un'altra parte. E così. Ciliegel, lo rivende anche il mio Lidl, l'ho scoperto grazie alla regina del Lidl, Elisabetta R, a cui mando un bacio e saluto. E formula fresca, è fresco, ne ho altri in scorta, mi è piaciuto tanto. Sì, io sentivo formula fresca, rinfresca, sì, se vuoi essere fresca, però non ci avevo mai dato caso, mai fatto caso, mai, sapete, mai pensato più di tanto, invece. Questo l'ha terminato mio marito, qualche volta l'ho usato pure io, ma niente di che, un Nivea Fresh and Fitness con minerali marini, fragranza rigenerante, freschezza istantanea. No. No. Ahimè, ho finito uno dei bagno doccia che mi ha regalato la mia Marianna. Ciao Marianna. Che ha tanta pazienza, noi ci sentiamo anche in privato, io mi sfogo con lei e me li sto centellinando. Lei me ne ha mandati tanti della balea, ma li adoro. Quindi praticamente io cosa faccio? Li metto in doccia con il bagno doccia che mi regala mia zia della SBC, che durano tantissimo perché ne basta poco, non fanno schiuma, sono delicati e li alterno. Così mi durano di più, è la sensazione che mi dura di più. Cioè, guardate quanto è bello questo packaging. Buttarlo è un sacrilegio. Non lo so, mi inventerò qualcosa, vedrò di ritagliare la plastichina. Questo è un profumo rigenerante la mattina, energizzante. Questo lo utilizzavo sempre solo la mattina, quando facevo la doccia la mattina, invece la sera gli altri. Perché proprio vi sveglia, vi rimette al mondo di veramente di pomelo, di proprio un profumo agrumato, ma non di agrume arancia, proprio di forse proprio questo pomelo. Buonissimo, buonissimo, proprio vi risveglia i sensi, l'ho adorato. Un'altra cosa che ho adorato, che me le sto centellinando, me lo sto tenendo proprio all'occorrenza, questa maschera che era fatta da due parti, la parte di sopra e la parte di sotto, in gel della balea. Ripeto, io non ho il DM vicino a me, me le manda la Marianna. Ciao Marianna, ancora grazie. E, meravigliosa, un profumo di anguria, fresca. Era rosa questa maschera, io l'ho adorata. Ne ho altre due, ma le tengo nel cassetto in religioso silenzio e me le guardo, non ho il coraggio di farle. L'ho adorata, profondamente idratante, rinfrescante. Ed è rosa, l'ho già detto, quindi ragazze, se avete l'opportunità provatele perché io so che hanno un costo bassissimo e ne vale davvero la pena, a mio avviso. Se ci fosse un DM nei miei paraggi, tragedia. Non mi soffermo perché sono convinta che vi ho fatto sanguinare le orecchie questo mese. In realtà ho fatto più di una volta la ceretta, ma ho fatto la cattiva, quindi uno il mese scorso e uno il mese. Questo mese e ho fatto dopo la ceretta le maschere che mi risalvano proprio la pelle del viso quando ho irritata, quando ho problemi, quando ho particolari esigenze, vado di loro. La maschera Garnier Hydra Bomb Skin Active, solo questa calmante alla camomilla e acido ialuronico, perché le altre non mi sono piaciute particolarmente, né mi calmano la pelle quanto questa.
È una cosa eccezionale, ragazze, non smetterò mai di dirlo. Io le compro d'acqua e sapone quando le trovo in offerta 1,99 euro, ma ne prendo a migliaia. E ancora in scorta di questi dentifrici, uno in utilizzo e un altro in scorta della Colgate con i cuoricini. È un gel rosso molto rinfrescante, molto bello, li ho adorati. Dovessi ritrovarli o dovessi lì riproporli a febbraio a San Valentino, li riprenderei in scorta perché mi piacciono tanto tanto tanto. Mi sono carini, simpatici, mi mettono allegria, rinfrescanti. Mio marito utilizza solo al Z, io sono 7 anni con lui che utilizzo a Z. Avevo voglia di cambiare, con questi mi sono ritenuta più che soddisfatta. Ottimi. Per la serie anche l'occhio vuole la sua parte, è bello e buono. Costa il pacco a 2 sui 4 ore e qualcosa, si costicchia, però chi se ne voglio dire. Mi piace, dove c'è gusto non c'è perdenza. Poi... butto questa spugna perché sopra non si vede bene, ma è tutta rovinata. Le ho prese 7-8 a 1 euro al supermercato sotto casa mia. Niente di che, vado veloce. Poi. Terminata quest'altra... Allora, io non so se l'ho detto, forse no. Questi sono i prodotti terminati di 2 mesi. Perché ecco, ho voluto fare il video col botto a fine anno, come dire, un bel po' di prodotti terminati, perché il mese scorso ne avevo pochi, avevo tanti prodotti che stavano lì lì per finire, quindi ho detto vabbè, faccio una cosa cumulativa a fine anno per la serie, via il vecchio e spazio al nuovo, finalmente un po' iniziamo a fare pulizia e spazio. Terminata quest'acqua micellare di Garnier, mi è piaciuta, rinfrescante, profumata, sapeva proprio di fiori d'arancio, di questo profumo fresco estivo, proprio che vi riporta quasi a un bouquet, quasi a quando voi passeggiate in estate e trovate tutti questi fiorellini che adornano, sapete, le siepi, i cancelli che si arrampicano, buona, coltivati in Nord Africa, giustamente. Per pelle spenta anche sensibile, bio, mi è piaciuto, lo ricomprerò. Però devo essere sincera, è un profumo che è più gradevole in estate, quindi penso che lo ricomprerò, anche perché stiamo parlando di 400 ml, 6 mesi di PAO. Questa comunque io diciamo in estate le utilizzo di più, le acque micellari, perché lo utilizzo anche per struccarmi, perché ricerco qualcosa di più fresco. Però d'inverno io lo utilizzo solo la mattina sul dischetto, quindi non ne faccio grande uso. Questa per finirla ci ho messo tantissimo, perché poi quest'estate nemmeno a farla apposta non mi sono struccata con l'acqua micellare, ma ho continuato non avevo quel caldo esagerato e ho continuato a struccarmi con l'altro detergente, perché io sono una classicona, se devo scegliere. La scelta ricade sempre sul classico latte detergente. Ho provato oli, ho provato balsami, no. Faccio la doppia detersione, ma senza esagerare, perché poi per me andare a seccare troppo la pelle lavandola, pulendola pure, no, mi tira troppo. Quindi ho trovato il mio giusto compromesso, ma questa è perfetta d'estate. Cioè, d'estate quando c'è quella caluria, quella rinfrescante, e poi sentite questo profumo che vi piace di più. L'ho utilizzata con piacere anche d'inverno, e dovessi trovarla magari in super offerta o qualcosa, sì, tutto sommato. Ma d'estate è il top. Terminato questo Prima Gel Plus, forse preso in qualche locale, non lo so, no, tipo al Penny, no, o forse al Lidl, no, non mi ricordo comunque dove l'ho preso. Io questi sono comodi, quando li trovo piccoli li prendo, perché li tengo proprio in tasca o nel camice e ci trovo benissimo. C'è un poco poco, ma non esce più, quindi via. Non mi soffermo perché non mi ricordo, un altro Dema Cap della Siem, come vedete ne faccio grande uso. Ragazze, non mi ci soffermo perché non mi ricordo dove l'ho preso il igienizzante mani. Lui invece mi ci soffermo perché lui l'ho amato, un tonico meraviglioso che appena avrò l'opportunità, quindi veto finito, voto e veto, sì vabbè, voto finito, ricomprerò. È un tonico meraviglioso, prima di tutto è rosa.
Ma sì, si è capito questa mia passione per il rosa? No, non l'avevate ancora capito. Se non fosse che sono sarei ridicola, io mi vestirei. Vabbè, lasciamo stare. Ha una profumazione meravigliosa. Io lo avvertivo proprio questa lozione tonica multivitaminica 200 ml, mi è durato tanto. Questo è un altro regalo, gift della mia zia Rorro. Ciao zia Rorro, sempre con me. Zia Rorro, se per caso tu vuoi fare un altro regalo, vabbè, terminiamo l'anno in tranquillità e ricordati che questo qui mi è piaciuto da morire. Io comunque lo ricomprerò perché non potrò stare a lungo senza questo prodotto. Per me il tonico è uno dei tonici che forse mi è piaciuto di più nella vita. No, addirittura ho provato anche il Lancôme, ma come mi è piaciuto questo, forse nessuno, forse solo l'Hydra Vegetal di Vrochè, ma questo è un profumo più buono. È davvero, ragazze, Collistar è un marchio bello vecchiotto, è bello navigato. Io ne sento parlare poco, a volte ce li dimentichiamo noi questi marchi, ma vi dico che l'ho trovato ottimo. La mia pelle proprio respirava. Addirittura se c'era qualche rimasuglio di sporco, di trucco, lo portava via. Il dischetto usciva sempre sporco, e non perché io sia sporca o perché non mi faccia la giusta detersione, perché lui è un tonico con le contropalle, nel vero senso della parola, l'ho adorato. Ho pianto quando è terminato. Sarà sempre nel mio cuore. Sì, ci siamo amati noi. Con tutte queste vitamine A, E, B1, B3, B5, acqua. Io non lo so sul viso quanto possano penetrare a fondo, però mi è piaciuto da morire. Ottimo, speciale, l'ho adorato. Ah, ti terrò sempre con me. Patch di Patchology, questi illuminanti per gli occhi, niente di che, non ho intenzione di ricomprarli. Sono dei buoni patch in gel, ma lasciano il tempo che trovano. Non hanno un prezzo esagerato, quindi se avete voglia di provarli si può fare, però i migliori, ve ne ho parlato in un video precedente, sono quelli alla rosa bulgara che io compro in pack da 60 su Amazon, 12 euro, meravigliosi. Terminati i miei soliti dischetti struccanti occhi, quando voglio fare la pigra vado di loro, ne ho ancora qualcuno in scorta, questo acqua e sapone lo rivende, sto parlando dei petali micellari struccanti occhi sensitive dell'acqua alle rose Roberts, sono 40 dischetti imbevuti, come li avete finiti, sono circolari, più o meno così, imbevuti di struccante occhi acqua alle rose Roberts, ottimi, ottimi. Quando vi scocciate, prendi lo struccante occhi, prendete l'oro, lo passate sugli occhi, poi vado di latte detergente, perché io li strucco sempre a parte gli occhi, sarebbe bene struccarli sempre a parte. E hanno il classico profumo di acqua alle rose, che io adoro. Marianna, ma io non lo so come fai tu a non amarlo. Lei non ama questo profumo. Io mi sono resa conto che i prodotti che preferisco hanno la profumazione delle rose. Va bene. E ragazze, è fenomenali, comodissimi. A questa poi li rivende a 7,99 euro, ma io li compro sempre, sempre, sempre quando li metti in offerta a 4,99 euro e ne faccio scorta. Ne ho ancora due o tre nelle scorte. Ottimi. Lo so, Very Rose, il tonico della Nuxe dell'ultima linea uscita, meraviglioso, 6 mesi di pausa, di rosa. Allora, ragazzi, sono sincera, l'erogatore è pessimo, 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 vi spruzzo tanto di quel prodotto che vi fa proprio le goccioline, non mi è piaciuto. In più vedevo che andava via velocemente e dicevo, ma non mi piace l'erogazione, non mi piace il prodotto. Ho cambiato erogatore e da lì ho trovato la pace, però comunque finito perché man mano lo travasavo, perché era un erogatore piccolo, man mano lo travasavo, è finito, 200 ml, lo ricomprerò perché io lo utilizzavo come essence, che significa? Vi farò poi un video aggiornato sulla mia skincare routine invernale, ma io utilizzo il tonico sempre, sempre su un dischetto di cotone e l'ho utilizzato in combo con quello di Collistar, un amore proprio. Utilizzavo quello sul dischetto di cotone classico e poi a lei la spruzzavo come essence perché mi piace utilizzare sia il
il tonico che è l'essence, e non mi trovo a utilizzare solo il tonico spray perché per me il tonico è l'ultimo step di pulizia del viso e quindi lo devo passare col dischetto di cotone, se no non trovo pace. Chiedo scusa se sentite rumore di là, ma mio marito ha deciso di fare la doccia al bambino proprio mentre io sto registrando. Giustamente, se no era semplice, è mio figlio, 6 anni di dannazione, come lo chiamo io, canta sotto la doccia. Quindi io non so cosa verrà nel video, cosa si sentirà nell'audio, però abbiate pazienza, è un bambino. Lui è felice, qualsiasi cosa fa è come me, allegro, una Pasqua. E canta, lui canta sotto la doccia, parla un continuo, è peggio di me, parla a raffica, quindi tutta la mamma è amore di mamma. Poi un altro, spuma di sapone di crema, ametista, orchidea, spuma di champagne rigenerante, questo, ripeto, vedete giù, 100% made in Italy con antibatterico, noi li finiamo a go-go. Perché poi in tutto questo mio figlio, nonostante ha i suoi saponi mani delicati a parte, si dimentica e alla fine utilizza sempre i nostri. Quindi li finiamo, usciamo, ci laviamo, adesso è molto importante, quindi siamo in continuazione a lavarci le mani. Ho finito qui con voi in diretta quest'altro pacchetto di salviettine della Sien, questi qui a Raspberry. Ne ho altre ovviamente in scorta, ne sono piena perché io come le trovo, soprattutto a meno di 1 euro li compro perché li tengo sul mio vanity table per togliere gli swatches e mi trovo benissimo. Li utilizzo solo per quello, quindi io compro quell'acqua alle rose Roberts per tenermele in emergenza se qualche volta sono stanca e mi voglio struccare in velocità con quelle. E poi queste qua diverse, insomma, provo, cambio e scambio per gli swatches, per pulirmi le mani, per quando faccio i video e così via. Terminato questo deodorante con Timo Bio della Sien Nature. Devo dire la verità, me lo ricordavo meglio, non lo prendevo da un po', non ha un gran profumo, l'erogatore spruzza tanto prodotto. Cambierò un pochettino, proverò qualche altra cosa, sempre della Sien perché mi ci trovo bene, comunque sono ottimi prodotti. Mi è piaciuto invece tanto questo deodorante della PH Bio, questo era roll-on, fresco, ma veramente deodorante fresh, fresco. Ovviamente questo costa un po' di più, questo l'ho trovato sui 4 euro e purtroppo il mio Lidl non sempre ce l'ha, ma quando li trovo io li prendo sempre. Sto finendo anche le scorte di deodoranti perché ragazzi mi sono talmente messa in testa che devo smaltire un po' di cose che sto facendo spazio, pulizia, evviva! Poi, terminato questo Ritual Fixing Spray, spray multifunzione fissatore tonico 3 in 1 dell'Astra, pagato sui 5 euro, sono 50 ml. Allora ragazzi, è un ottimo fissatore trucco, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma mi deve piacere il profumo di pesca perché io non avevo letto con estratto di pesca. Quindi quando l'ho spruzzato vi lascio immaginare, però era un ottimo fissatore trucco, quindi l'ho terminato, però vi lascio immaginare la mia felicità nell'appurare che sapeva di pesca. Dicevo, ma che è sta puzza di pesca all'improvviso? A un certo punto ho detto, ma fammi andare a leggere un attimo con estratto, cioè la vecchietta proprio che è qua, con estratto di pesca, quindi vi deve piacere la pesca perché è un profumo molto che si fa notare, diciamo così. Terminato questo profumo Avon Eve Alluring, che è sempre regalo di mia zia. Allora ragazze, sui profumi io non mi voglio sbilanciare. Questo è un ottimo profumo, delicato, fresco, dolce, leggermente fiorito, però
Io non mi voglio sbilanciare per il semplice fatto che non sono brava a descrivervi i profumi e che con l'Avon è un comprare a scatola chiusa, quindi saranno pure certe volte molto economici, però voi non li conoscete. Personalmente io questo lo potrei anche comprare se non fosse per il fatto che su di me non dura niente. Quindi come vedete io ci sono andata giù pesante questo mese, spruzzavo, spruzzavo, ma non perdurava su di me, ma ho notato manco sugli abiti, perché a volte mi rendo conto che se lo spruzzo sul maglione il profumo rimane più che sulla mia pelle, perché non si sposa bene con il mio pH. Però questo ovunque lo spruzzassi non durava niente, quindi mi sono resa conto che non era colpa mia, ma era proprio del profumo che ha poca persistenza, quindi sinceramente anche no. Ma a prescindere dal costo, può costare anche 5 euro, ma un profumo che ve lo mettete, uscite di casa dopo 10 minuti e non avete più niente, a me piace lasciare la scia, proprio lasciare la scia. Allora, terminato finalmente, ci ho messo una vita perché l'ho odiato questo scrub corpo. Mi ha sporcato, sono tutta insebata, sono un disastro. Va bene, della Siena edizione mai più lo ricomprerò. Puzzava, puzzava e non, erano 250 ml e non era nemmeno granché addosso, cioè praticamente per colpa di questo scrub io me lo facevo pochissimo. Perché odiavo farmelo praticamente, però finalmente l'ho finito. Tropical Summer, mango ibisco, ma non era nemmeno particolarmente scrubbante, mi scivolava per dosso e soprattutto mi lasciava alla fine. Vabbè, se vi faccio vedere quello che mi sono combinata addosso non avete idea. Meno male che non mi ero vestita per il cenone, va bene. Dopo che io me l'ero risciacquato, mi lasciava addosso una sensazione oleosa. È una puzza che io mi dovevo risciacquare di nuovo col bagno schiuma perché non mi piaceva, cioè non mi dovevo risciacquare più volte col bagno schiuma, perché era proprio una sensazione di olio che boh, no, non mi piaceva, non mi piaceva. Terminato finalmente questo balsamo labbra. Qui ci sono rimasta male perché una di voi mi ha detto no, guarda, è fuori produzione. Effettivamente era la base più che balsamo labbra e Clam Mignon, base fissante del rossetto di Clarins. Io quando l'ho comprato questa base in realtà era già fuori produzione, ma le ragazze di un certo negozio me l'hanno venduta come in produzione. L'ho scoperto grazie a una di voi, quindi vi ringrazio. In tutto questo ho scoperto che questo negozio ne aveva ancora un altro in stoccaggio a terra che me lo voleva vendere a prezzo pieno. Fortunatamente, il bello del canale del confronto continuo, sto giro non mi sono fatta fregare. Quindi ecco, fate attenzione sui prodotti perché anche se sono chiusi, ma li hanno da tanto tempo a terra e sono fuori produzione, è un peccato, cioè non ne vale la pena. Io poi sono andata a comprarmi in sostituzione a questo, quello della MAC che è tranquillissimo ed è praticamente la stessa cosa, è identico anche visivamente, questo balsamo denso bianco, quindi tutto sommato va bene così. Poi siamo agli ultimi tre prodotti. Ebbene sì, vediamo la fine, vediamo la fine. Questo è, lo voglio aprire per vedere se ce n'è rimasto dentro, una crema contorno occhi anti-rughe rimpolpante ossigenante della Lab Care. Sappiamo che la Lab Care è sempre un'azienda italiana, che è in Italia. Sì, vero? Sì. Sempre a Genova. Allora, praticamente questa era una cremina. Non ce n'è più, c'è questo. In gel. Che vi assicuro, ragazze, è rimpolpante veramente. A me sopra gli occhi mi tirava. Dicevo, com'è possibile? La possiamo buttare perché è completamente finita, perché l'ho spremuta fino all'osso. Mi tirava e quindi cosa facevo? Anziché mettermela sul contorno occhi, che sono abbastanza, non mi posso lamentare, non sono proprio inguaiatissima, non ho ancora rughe d'espressione, niente. Me la mettevo sul collo.
per rassodare collo e décolleté. Ovviamente 15 ml è andata via in niente, in una, nemmeno è durata una settimana forse, ma ottima. Non ha una grande profumazione, ma purtroppo la Lab Care non c'è un grande commercio dalle mie parti di Lab Care, ma ritrovandola la ricomprerei per lo stesso motivo, perché mi sentivo proprio il collo sodo, compattato, rassodato, mi piace tantissimo per questo utilizzo. Quindi non tanto, ripeto, per il contorno occhi perché mi tirava, ma per questo mio figlio di là e mio marito cantano, litigano. Va bene, ho quasi finito, abbiamo quasi finito, poi non vi tedio oltre. E anche qui devo ringraziare zia Rorro perché l'abbiamo comprata insieme, la mia, dato che l'avevo terminata, e lei mi ha regalato la sua. Penultimo prodotto, siero esfoliante della Anthos. Allora ragazzi, la Anthos è forse la marca B in assoluto che io preferisco di più. Ha un ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo, è made in Italy. Io l'adoro, io l'adoro profondamente. Questo era con estratti di faggio, mirtillo, limone, pompelmo e pomodoro. In realtà non era un siero esfoliante, era una maschera perché in modo d'uso diceva applicare, lasciare agire 15 minuti e poi risciacquare accuratamente. Io mi sono trovata bene perché avevo un'azione sì esfoliante, ma delicata, quello che proprio io vado a ricercare, quindi sicuramente sarà un prodotto che riacquisterò. Lì c'è questo qui, se vi può interessare, è ottimo. Ripeto, ha un'azione sfoliante molto delicata, al limite quasi, cioè, non fa niente. No, fa, era una maschera in gel trasparente, fa. Però ripeto, se siete abituati agli acidi, a quelli esfolianti di stile ordinari che davvero vi vanno tanto a esfoliare, forse questo non noterete la differenza. Però a me è piaciuto perché soprattutto con l'esfoliazione io ci vado molto cauta e inizio da questi seri che sono proprio leggeri, per poi, se mi va, allargarmi. Mio marito che parla in dialetto, io mi auguro che voi non lo sentiate. Per 10 minuti che li lascio di là, padre e figlio stanno litigando fra di loro. E non vi dico quante se ne stanno dicendo. Va bene, la vedo dura, ragazzi, la vedo dura. Ultimo prodotto. Va bene, ma andiamo avanti, noi nonostante tutto, facciamo finta di niente. The show must go on. Deve continuare. Ragazze, questo è una cosa meravigliosa anche questo, e devo ringraziare anche qui zia Rorro che mi fa fare queste scoperte strabilianti. È della Evolve Organic Beauty, che è un marco made in Freya, che è un marco in England, che è un marchio rivenduto da SBC. Voi lo sapete, io mi cimenterò prima o poi, terminate gran parte delle scorte con SBC, perché effettivamente mi sta bene, la loro garanzia soddisfatti o rimborsati, quindi anche se spendo un po' di più, tanto di più, io ho la possibilità di rimandare il prodotto aperto anche a metà. Quindi sinceramente questa cosa mi tranquillizza tantissimo per me, che io ho difficoltà a trovare prodotti adatti alla mia tipologia di pelle. Questo è un siero viso all'acido ialuronico. Dice 200 mg di acido ialuronico, 99% naturale, 36% organico, sono 30 ml. Era un siero trasparente. Ce n'è ancora, ecco qua. Ce n'è? No, era proprio un rimasuglio che si assorbe in un niente. Praticamente è già andato. Ma ne ho messo tanto sul dorso della mano. La mia pelle proprio se lo beveva. Cioè io adesso me lo massaggio perché ottimo, non azzecca, non era troppo, non ottimo, ottimo. E in tutto questo io l'ho utilizzato in un periodo in cui la mia pelle ha cacciato fuori l'impossibile, impurità, punti neri, arrossamenti, era un po' capricciosa quel periodo. E lei mi disse, insomma, che aveva la più, mia zia mi disse che aveva la più alta percentuale di acido ialuronico, sul mercato, insomma, che era un ottimo siero, di provare con questo e di vedere, ecco, io come mi trovavo. Spero
spettacolare, spettacolare, non ha un gran profumo, no, non sa di niente, però io questo è uno di quelli che sicuramente ricomprerò e ho anche altre cose di questa marca grazie a lei che proverò a brevissimo perché l'ho trovato meraviglioso, sinceramente. Secondo me va bene anche per le pelli più intolleranti, più problematiche. Un acido ialuronico, vi lascia la pelle idratata, rimpolpata, luminosa, ma luminosa non lucida, attenzione, facciamo differenza, luminosa che è un'altra cosa. Ottimo, ottimo, io l'ho adorato, pecchio in vetro, ma l'ho adorato lo stesso, anche se non aveva grandi profumazioni, anzi non ce ne ha proprio, però l'ho adorato lo stesso, quindi sinceramente ve lo consiglio proprio a occhi chiusi. Il vetro lo metto da un'altra parte perché poi lo smaltisco diversamente. E niente ragazze, questo è tutto, la mia scatola è vuota, non ve la mostro perché dentro qualcosa ha perduto e quindi è in condizioni poco, ecco, poco accettabili. Dovrò cambiare scatola per il make-up terminato. Detto questo, io vi saluto, vi faccio i miei più sentiti, sinceri auguri. Ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti al mio canale. Ovviamente, se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacione e ci vediamo noi l'anno prossimo, domani non si sa, ma l'anno prossimo con il prossimo video. Un bacio, buona fine e ottimo principio. Ciao!